Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Riccio Gamer 89. Vi odio infinitamente perché più che scrivervi nel titolo di non lasciarmi like e più voi mi lasciate like, più mi lasciate like e più l'appuntamento fisso con questo essere ignobile di Murri che non si lava la maglietta, che puzza come non si la sa che cosa. La maglietta ragazzi non va lavata perché sennò perde tutto lo char, tutto il potere del paguro. Allora, non va lavata. Non dovete lasciare like. E invece dovete lasciare 50.000 like perché Ciccio mi ha fatto spendere è 220 vero. Euro. Allora, sul suo canale. E lo trovate in descrizione. Esatto, quello giusto questa volta. Perché colpo codice creatore, tra l'altro. Nel suo canale ha speso 220 euro. Abbiamo portato su la Valchiria a breve e il mini pecca. Con tutto quello che è uscito a questo essere ignobile di Murri, abbiamo creato un deck con il drop delle ceste. E caro Murri, vai. Creati un deck con queste carte che ti sto per elencare. Sono prontissimo. A few moments later. Allora, ci siamo. Allora, adesso quanto oro hai? 84.379. Porta adesso un po' di roba perché tanto devi livellare per la torre. In alto a sinistra quanto ti manca per la torre? Cioè tu hai adesso il numero... sono a 7.000 su 30.000. Mi manca un casino. Un po' tantino. Vabbè, porta adesso un po' di robetta. Vai, fai una cosa generica. Allora ragazzi, siamo. Stavo parlando con Murri e ho detto: già questo non è capace a giocare. In più non c'ha neanche le Ma carte livellate. Ma tu non hai visto le mie ultime partite, sì. Non hai visto le mie ultime partite. Allora, di questo deck, tu quali conosci di carte? Oltre al mini pack e la fornace? Tutte, perché guardi i tuoi video. La stega notturna la conosco, so che deve partire da dietro torre perché spawna i pipistrelli. La mongola la conosco, il barile barbarico mi serve per pulire e poi andare a tankare. Stai sereno. Io sono una botte di ferro. Allora ragazzi, veramente, qua se riusciamo a vincere una partita, perché una partita dobbiamo andare a che vincere. Che merda. È un miracolo. Partiamo da sinistra, va. Ti do adesso io le mie regole. Vai, vai, giochiamo con le tue regole. No, Azz, però. Aia! Va bene. Azz. Mi sembra una gran cattiveria. Poi non abbiamo tank. No, non è vero. In realtà ce l'abbiamo il tank. Hai lasciato io ti quella, lascio. Io ti lascio. A morire così. Quello è bello. Però l'hai tirato secondo me male. Però per il resto. Aspetta, guarda lì che è già in torre a fare danni. Stai no. calmo. Ti piazzo un'altra fornace, guarda cioè, qua. Praticamente sì. Noi stiamo giocando. Questi potrebbero essere grossi senza zuccheri. No, questi. Va bene, Porca però due. Va bene. Guarda il mini pecca, guarda il mini pecca, guarda il mio mini pecca. Porca miseria. Dai, però. Oddio, non lancerei nulla quasi quasi. No, purtroppo no. Io però. Fermo e ripartirei da dietro con una strega. Ma mi dite una cosa, chat? Ma perché le partite che faccio con Murri abbiamo contro sempre persone fortissime? È una cosa che io non riesco a capire. È una cosa che io non riesco a capire. Ti prego. Ma guarda, non va niente in torre. Tranne Oddio, quel coso. Però quel dragone... Oddio! Mongolla! Mongo cia cia cia! Adesso piano piano io partirei a destra. Per forza, vai, vai. Però io sto curioso. Questo c'ha terremoto. Va bene così, mi piace così, Murri! Doppia fornace, bastardi. Porca miseria! Dove tiri la tua terremoto ora? Ah, sì, Su quella di Murri? Beh. Su quella di Murri, Bravo! Lo stavo per fare io! Ganged Goblin! Doppia gang di go. Ma no, quello non ci ha capito più niente. Quello l'ho tirato male. Ciccio. I nostri goblin sono esplosi. Allora io vorrei cercare di ripartire con una mongola. Però se mi fai un attimo di... Attenzione, doppia mongola. Per forza. Io metto un bel mini pecca lì allora. Io me ne vado a sinistra invece. A me che c***o me frega. E gli metto pure un'altra mongola. Vai, è il momento. Oddio, guarda il drago infernale a sinistra. Guarda il drago infernale. Hai visto? È un miracolo! Bastardo! È un miracolo! Non è un miracolo, sono migliorato! Ma guarda che hai giocato anche bene! Grazie, Ciccio, grazie! Hai giocato anche bene! Dove esci? No, gioca ancora! Ma lo sai che mi hai fatto delle giocate che le stavo per fare io? Sì, fidati!
che sto imparando. Ma sono quasi orgoglioso di te. Senti queste mie parole. Ma quasi, mi devi tu saresti un pessimo padre. Non, E invece no, perché io ti stimolo. Guarda qua, guarda, guarda che orca mi dici. Doppia fornace, orca puttana. Blocchi tu? Sì. C'è qualcosa per aiutarmi con la mongola? No, perché c'ho il deck girato malissimo. Non la lanciamo, non la lanciamo, non la lanciamo. Quello non la andiamo a difendere. Deck è girato male. Ok, questo stregone però va difeso, perché altrimenti ci spaccia. C'ho il mini pecca, mini pecca. Vado io. Stun. Va bene, ci sta, io me ne vado in difesa qua con la Valchiria. Bravo. Vai, Vicco. Oddio, bravo. Oddio, morri. Oh, non ci credo. Non ci credo. Ma sei tu che stai giocando? Ditelo, giuro, c'è dal video, si vede che c'ho l'iPhone in mano. Non sei tu. Hai tolto due cose di scheletri. Cioè, non so se tu te ne sei reso conto comunque. Porca miseria, oh raga, ma no, non sono io, non sono ma guarda, mi sto emozionando, è una cosa dentro strana. Ho quasi fiducia in te adesso. T'avevo detto che investire su di me era la mossa giusta. Incredibile. Finalmente un cavallo corretto. Cioè, bastardo, maledetto. Finalmente. Ma niente, quello lo sbaglio, l'allero. Sì, che dobbiamo fare? Ma no, è perché gli faccio delle hit importanti, non ti credere. Senti, dato che... Bravo, bravo. Stiamo facendo del romanticismo qui. Porca miseria. A me va anche bene. Esatto. Che per assurdo. Guarda quella mongola, guarda quella mongola. E l'allero. Bam. La mongolfiera è proprio... Bam. Quella mongola, no, quella ma abbiamo mongola. vinto. C'è una nuova vinta. Non ci credo, non ci posso credere. Raga, non ci posso credere. Questi sono dei grandissimi giocatori di Fortnite, questi. No, vabbè, Mori, ma io mi aspettavo un declino anche in questo video qua. Invece, Ciccio, stiamo... io mi sono impegnato tutta la settimana perché ho detto non posso deludere il maestro. Non Murri, posso farlo. Stiamo portando del contenuto bello in questo momento, te ne rendi conto? Del grande contenuto, io oserei dire. Allora, concentriamoci. Bravo, questa mi è piaciuta. Un'ottima strategia di gioco. Mannaggia a te, Omeo, e sei scemo di bozzo. Però mi sembra che hanno speso un sacco. Guarda, nel dubbio. Quella va fatta fuori, se no ci trasforma tutti quanti in maiali. Sono nostri. Oddio. Oddio, facciamo uno in più. Va bene, ma che per assurdo. Vai, dai. Se quel di drago mi andasse in hit. Oddio. Oddio, ti vai in hit! Sì. Oddio, sì. Io la squagli, quella merda! Quanto è forte Dragon Fernale, senza senso, raga! Non ci posso credere. Dai, ok, va benissimo. Porca troia, ma non siamo noi. Non sei te! Non sono io! Abbiamo creato due deck epocali, probabilmente. Arca miseria, aspetta, ci penso io. Bravo. Lo volevo tirare il golem, però mi sono orco 2. Ci penso sempre io? Va bene. Ah! Io riparto a destra, sai? Vai. Comunque ti sei supportato da solo, ti sei dato una pacca sulla spalla. Bravo. Ma tu purtroppo c'è la fornace un po' bassina, perché vedi che lo spiritello non arriva in torre, purtroppo. Oddio, ora ci arrivo. Vabbè, ma adesso ci hai avuto culo perché ho parlato. Supportami, e invece al cazzo. Diciamo forse un po' azzardata come mossa. Ti sei lasciato capito, prendere. Ma se te mi butti la mongola. Io vado in difesa con un bel drago, fra. Ci penso sempre io. Occhio, che questi potrebbero darci dei problemi, morri! Bravo. Per forza. Vai, morri. Mamma mia, quanto gli fanno danno. Occhio, che lì c'è il bombarolo. Per la vita, onestamente. Io andrei full difesa. Io onestamente qua me l'andrei a difendere. Non c'è motivo di strafare. Orco 2, mi sa che qua... Se non difendiamo... Quanta roba. Ok, però allora hanno speso tantissimo. Dobbiamo concentrare tutto a destra adesso. Proprio sì. Dobbiamo fargli l'attacco epocale, fra. Allora, parto dietro, bravo. Parto dietro con una strega. Occhio, quella là gliela dovremmo togliere, perché sennò ci arrivano indietro tutti i maiali.
Bravo. Forse qua ho esatto sbagliato. Mamma mia, carta bruciata. Occhio, piano piano ce la dobbiamo fa. Guarda quel pezzo di merda. Mettimi un golfiera se puoi davanti. Dove l'hai tirata prima? Aspetta. Dove l'hai tirata prima? Aspetta, andiamo. Cerchiamo di accumulare un sacco vai, di. Vai, mongolfiera. Se puoi. Mongolfiera, frate, ma aspetta. Minchia, qua la stiamo soffrendo, eh. Qua è bella. La stiamo soffrendo. Qua è bella. Perché loro sono maledetti. Sì. Basta con questa minchia, guarda. Mamma mia, che roba. Dai, così fai cacare, dai. Ma questi sono dei gran giocatori di Fortnite. Guarda, ci stanno spellando addosso. Bastardi. Vedi, dai. Si sono chiusi, stanno facendo cose. Questa comunque ti posso dire che è immeritata. Sì, immeritata. Veramente. Hanno vinto con sfera di fuoco e fulmine. Sono d'accordo. Maledetti! Dai, facciamone un'altra, dai. Questa. Secondo me non abbiamo giocato male qua. No. Qualche carta l'ho, no, l'ho sgarrata. No, non potevamo. Ci sta, ci può stare, Dragon Infernale. Mi sa che abbiamo trovato il girone dei Tesla e dei cose, te lo dico, non è un gran girone, Probabilmente vuole prendere anche. Ci sta, bravo. Mamma mia, che soddisfazione. Hai visto? Mamma mia, quella carta. Cioè, loro non lo sanno che io e te stiamo facendo una challenge. Cioè, proprio non se ne rendono proprio conto. No, ma adesso dobbiamo un attimo capire loro che tipo di deck hanno. Ok. Porca puttana. Ci ho messo io. Occhio a destra, bravo. Quante tronco mi hanno tirato? Tantissime, tutte. Cioè, mi hanno tirato un 500-600 tronco. Oddio, una cosa del però, genere. Madonna, sta c***o di Tesla ci counter un botto. Sì, sono d'accordo. Vai, mongola! Vai, mongola! Come solo tu sai fare? Va bene. Una hit gliel'abbiamo data. Allora, per dobbiamo assurdo. Cercare di mandare avanti le mongole. Io adesso vediamo se io la mongola ce l'ho troppo. Tu riesci a supportarmi, Elisir? Sì. Ok, sì, parto avanti con una mongola. Tu buttami roba per pulire. Vai. Intanto ti tiro questo. Madonna, che lento sto drago infernale. Cazzo è? Faccio così. Porca miseria. Va bene, bravo, mi piace. È morta. Niente. Però il drago infernale. Ah! Buttata, lo so. Ti dirò. Vedi, loro tirano un botto io di roba. Io butto un'altra fornace. Vai. Deve farci pulizia. Vai, sono d'accordo. Più che altro in difesa, in attacco non ci arriviamo, però in difesa sì. Oh, che ammazza quella bastarda. Quella è un dito, eh. It's the moment to shine. Orca puttana. Orca puttana due volte. Te, doppio stronzo. Mamma mia. Doppio è veramente cattiveria, eh. Un po' troppo. Veramente. Madonna mia. Dai. Però siamo in vantaggio, mi sa, eh. Dai, guarda i pipistrellini, Oddio, uno di vita. Oh, full difesa. Duca, la tronco, mi sa che te la sei giocata, amico mio. Ok, ma tu hai visto dove ho messo io la struttura, sì. Ma tu sei bravissimo. Mamma mia, la roba che c'hanno, difendi qua a destra. 3, 2, 1. Andiamo! Dopo gli europei, dopo l'Eurovision, ci siamo noi! Sono molto soddisfatto. Tre vittorie. Che mi dici? Che hai giocato bene. Morri, ti devo dire la verità. L'hai giocata bene. Ti dico la verità. Ti ringrazio, Ciccio. Queste sono parole che uscite da me hanno un certo valore. Hanno un certo peso. Signori, sul canale di Murri c'è l'altro video, andatelo a vedere perché ha speso 220 euro. Basta mortacci, like perché io mortacci. Non voglio più portare video con Murri. 50.000 like. Se arriva, like, vi ricordo che a 50.000 like ogni video, io lo devo portare a 6.000 trofei. Raga, stiamo lì per l'arena leggendaria. Cosa che io sto il a 6.003. Sta diventando realtà, raga, il sogno italiano. Ma lascia perdere, ragazzi, vi voglio bene. Ciao Murri, grazie, guardate gli altri due video. Alla prossima, raga. Ciao, raga. Sogno italiano. L'incubo.